Il Corecom ha inaugurato nella sede dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Verbania il nuovo servizio di web conference per la conciliazione gratuita sulle controversie tra privati e gestori telefonici. Gli utenti non sono più obbligati ad andare a Torino, ma possono collegarsi telematicamente con il conciliatore, presenti con il presidente del Corecom Bruno Geraci, il vicepresidente della Giunta Aldo Reschigna e il presidente del Tribunale di Verbania Massimo Terzi. Io credo che sia un modo intelligente per delocalizzare e quindi mettersi al servizio del cittadino che non deve più venire a Torino per fare le conciliazioni con la telefonia mobile fissa, ma lo può fare tranquillamente dalle sedi decentrate. E quindi questa è una parte importante. Noi credo, come Corecom, siamo una di quelle istituzioni che, mettendosi al servizio totalmente gratuito, perché chi si rivolge a noi non paga nemmeno una marca da bollo, niente, è totalmente gratuito, noi riusciamo a restituire il mal tolto dai gestori di telefonia mobile e fissa molti soldi, perché purtroppo ancora non c'è chiarezza nella sottoscrizione dei contratti e talvolta il cittadino firma qualcosa che non voleva e che gli viene appioppato. Vogliamo rappresentare le URP regionali e soprattutto le loro sedi decentrate come una straordinaria opportunità per il cittadino di entrare in un contatto immediato e semplice con l'amministrazione Regione Piemonte. Molte volte la Regione giustamente è avvertita lontano, molte volte il cittadino si sente disorientato nel non sapere a chi rivolgersi. Qui, come in tutte le province, ha un ufficio che è in grado di metterlo direttamente in contatto con tutti gli uffici regionali per cercare di accorciare le distanze. La nostra ambizione poi nel 2016 è cercare di unificare le URP regionali con le URP provinciali, perché per cercare di dare una risposta anche a un altro interrogativo. Molte volte il cittadino è disorientato non sapendo di chi è la competenza e a chi potersi rivolgere. Avere unici uffici di relazione per il pubblico che riguardino il complesso dei poteri locali accorcerà ancora di più le distanze tra cittadino e la pubblica amministrazione.